Nuova puntata insieme, consentitemi subito di ringraziare il buon Nicola per essere insieme a noi, anche eccezionalmente di mercoledì, poiché per chi ci segue in diretta è mercoledì 27 marzo, chissà che giorno, che ora, che anno è, per tutti gli amici che ci seguiranno in seguito, sperando che queste puntate possano sopravviverci e possano essere una sorta di lascito per l'impegno e il lavoro che ci stiamo mettendo nell'unire i puntini. Fedelissimi, veterani, abbonati, una marea di om e anche di pavoni in chat, chi ci segue sempre sa che cosa vuol dire. Per i nuovi arrivati, non abbiate paura, lo scoprirete molto presto. Questa sera, sempre con il buon Mesby in regia, abbiamo anche per la prima volta sullo schermo, ma in realtà l'abbiamo conosciuta agli eventi dal vivo, ci è venuta a trovare la nostra Simona Ruffini, ben arrivata per la prima volta, come stai? Buonasera, tutto bene, sono raffreddatissima, quindi sono un po' giù di voce, mi scuso, però sono prontissima, carica, quindi ed emozionata perché per la prima volta sono dall'altra parte, come dicevi tu, insomma, ti seguo da anni, sono venuta diverse volte su a Torino, quindi essere da quest'altra parte per me è un onore e quindi grazie per l'invito. Grazie a te e io partirei subito. Guarda, Nicola, lascerei fare l'intro del perché questa sera si parla di Pasolini e ti faccio fare l'incipit e l'introduzione alla nostra ospite e a questa nuova puntata insieme. Buonasera a tutti. Ciao Gianluca, un caloroso saluto a tutti i nostri ascoltatori. È molto importante parlare dei misteri della storia italiana, non solo perché viviamo in Italia, ma perché l'Italia è un crocevia di intrighi internazionali da sempre. Purtroppo noi siamo la portaerei del Mediterraneo, purtroppo noi siamo un paese ormai senza più sovranità, dove le decisioni vengono prese dall'alto, da certe elite di potere, e dove tutti gli intellettuali, soprattutto quelli più scomodi, che si oppongono al sistema, rischiano di fare una brutta fine. Pierpaolo Pasolini è stato, a mio parere, uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento. Di lui si può pensare quello che vogliamo, se ne può dire bene, se ne si può dire male, ma è stato un gigante. Veramente. Io ritengo che Pasolini sia stato non un semplice intellettuale, ma una persona avanti, una persona che precorreva i tempi, una persona che era in grado di unire i puntini, di analizzare bene il presente e di capire il futuro che si poneva dinanzi a tutti noi. Lo ha dimostrato con molti suoi film, lo ha dimostrato con molti suoi articoli, lo ha dimostrato in molte sue inchieste ed è andato a toccare temi molto pericolosi. Sappiamo tutti poi la versione ufficiale, sappiamo tutti cosa è successo quella notte ad Ostia. Questo terribile delitto che ha interessato la cronaca nera per anni. Questa è stata la versione ufficiale. Quando Simona Ruffini mi ha proposto innanzitutto Simona Ruffini è una stimatissima criminologa. E che cos'è la criminologia? La criminologia è una disciplina che si occupa proprio dei crimini, dei retroscena dei delitti. Dell'analisi dei delitti. E ci sono dei delitti che sono senza tempo, perché sono dei veri e propri cold case. Ci sono dei delitti che non sono mai stati risolti, e potremmo elencarne tantissimi, ma andiamo fuori tema. E spesso in questi delitti fuori tempo o senza tempo viene data questi delitti una spiegazione di comodo, la spiegazione ufficiale, quella che soddisfa sia l'opinione pubblica che soprattutto il potere. E Simona Ruffini mi ha proposto l'anno scorso la pubblicazione del diario di una sua indagine, perché lei è la criminologa che ha fatto riaprire il caso Pasolini, che ha fatto riaprire le indagini sul delitto di Pierpaolo Pasolini. E
Io sono veramente onorato di aver dato alle stampe questo suo diario, che si intitola Caro Pierpaolo, ti racconto il tuo omicidio. Un testo in cui Simona si rivolge direttamente a Pierpaolo Pasolini in un dialogo serrato in cui viene ricostruita la plausibile, autentica versione di quello che è successo quella fatidica notte e tutto quello che c'è stato dietro, tutti gli intrighi che ci sono stati dietro, tutto l'interessamento e il coinvolgimento dei servizi e perché no, anche della P2 e perché no, anche di certi personaggi legati al mondo del petrolio e dell'energia. E quindi io passerei subito la parola a Simona per entrare nel vivo dell'argomento. Tobi. Allora, intanto permettetemi di ringraziare Nicola perché diciamo dal 2009, quando ho iniziato a indagare con l'avvocato Stefano Maccioni su questo delitto, e dal 2010, da quando siamo riusciti a far riaprire le indagini sull'omicidio, io ho sempre continuato a indagare e raccogliere documenti. Mi sono negli ultimi anni tirata fuori ufficialmente dalle indagini, quando mi sono resa conto che questo caso era diventato ovviamente un caso politico, nel senso che moltissimi politici di una certa parte si sono impossessati di questo caso, con l'istituzione di diverse commissioni parlamentari che ovviamente non hanno condotto a nulla e ne hanno fatto quasi una questione personale. Quindi io mi sono un po', diciamo, ritirata dalla scena pubblica, ho continuato a indagare e mi sono ripromessa che un giorno avrei ripubblicato tutto quello che stavo raccogliendo quando avessi trovato un editore insomma, che aveva il coraggio di pubblicare tutto quello che io avevo raccolto. E quindi, insomma, ci tenevo a ringraziare pubblicamente Nicola per questo. Diciamo che questo caso, come scrivo nel libro, proprio la prima riga, era un caso già risolto in partenza, perché c'era un reo confesso, quindi era ufficialmente una storia squallida di incontri clandestini notturni in cui l'intellettuale Pasolini, con i suoi retroscena piccanti, era finito in un agguato, insomma, di un certo tipo, a sfondo, ci siamo capiti. E l'assassino era stato catturato immediatamente ed aveva confessato. Quindi era perfetto, era la soluzione perfetta. Se non fosse che nulla tornava. Quando abbiamo cominciato a occuparci di questo caso, abbiamo quindi avuto accesso agli atti, abbiamo letto tutto quello che era scritto negli atti, ci siamo resi conto che, come si dice, la verità proprio gridava giustizia. Era assolutamente non plausibile tutto quello che era scritto negli atti, tutto quello che poi è stato portato a processo e tutto quello che poi ha condannato in tre gradi di giudizio Pino Pelosi. Pino Pelosi ritratterà la sua responsabilità soltanto nel 2005 ufficialmente, dicendo che quella notte non era solo, ma per chi ha letto gli atti, per chi ha letto la perizia del medico legale, una perizia straziante, no? Che ricostruisce tutto quello che è successo quella notte, era assolutamente evidente che un ragazzino che non aveva neanche una goccia di sangue addosso, non poteva aver sopraffatto un uomo sportivo, atletico e forte come Pierpaolo Pasolini e che era assolutamente impossibile che l'avesse ucciso colpendolo con dei bastoncini fradici che io ho potuto vedere a RIS, ed era assolutamente inverosimile da quello che poi emergeva dalla, appunto, perizia del medico legale, che la dinamica si fosse svolta così come ci veniva raccontata. Quindi la sentenza di primo grado, che fu firmata dal giudice Carlo Alfredo Moro, fratello di Aldo Moro, allora giudice del Tribunale dei minorenni, perché Pelosi era minorenne all'epoca dei fatti, dice tutto. In quella prima sentenza c'è tutto, perché si condanna Pino Pelosi in concorso con ignoti. Da lì poi cambia tutto. In appello scompaiono gli ignoti, senza motivazione. Non solo. Succede una cosa molto strana. Il caso viene avocato, significa che la procura prende a sé
diciamo la proprietà di questo caso, le indagini sul caso, perché ritiene che ci siano dei motivi molto gravi per farlo. Ora, questa è una procedura che non è inconsueta, succede. E il motivo è che, cioè, il fatto strano è che questo caso fu avocato prima che fossero pubblicate le motivazioni, cioè, come a dire, uscita la sentenza di primo grado, nella quale si diceva chiaramente che Pino Pelosi non era da solo, era impossibile che la dinamica dei fatti si fosse svolta così come lui l'aveva raccontata. Da quel momento c'è stata come una sorta di blindatura attorno a questo caso, quindi no, quella non era la versione che doveva passare. Pino Pelosi doveva essere l'unico colpevole. Ora, il fatto che ci sia una confessione in un caso, quindi io vorrei cogliere anche l'occasione ogni tanto per dare qualche piccolo spunto informativo, il fatto che ci sia una confessione su un caso, e faccio un parallelismo ve velocissimo con la strage di Erba, no? Quindi con Olindo Romano e Rosa Bazzi, non è assolutamente indicativo della verità dei fatti. Quando mi si dice, ma perché una persona dovrebbe confessare qualcosa che non ha commesso? Ci sono tantissimi motivi per confessare qualcosa che non si è commesso, altrimenti non esisterebbe il reato di autocalunnia. Cioè, se io confesso un delitto, non è che finisce lì la questione, io devo provare di essere l'autore di quel delitto. Allora, Pino Pelosi perché avrebbe confessato qualcosa che in realtà non ha commesso? Perché è stato minacciato, così come poi lui ha riferito e ha detto negli anni a venire. Quindi, all'epoca dei fatti era minorenne, verosimilmente è stato, diciamo, indotto a dare una versione diversa da quella che poi è la realtà, perché si pensava appunto che essendo minorenne se la sarebbe cavata con pochi anni. In realtà Pelosi poi ha avuto una condanna molto severa. Ci sono tantissimi motivi per confessare un reato che non si è commesso, per paura, per mitomania. Quindi, insomma, il fatto che ci fosse una confessione non era assolutamente dirimente per il caso in sé. E da lì, quindi, noi abbiamo cominciato a analizzare gli atti, acquisire testimonianze e a scoprire una serie di piste che, devo dire con orgoglio, ci hanno permesso, l'unica volta in quasi 50 anni, quindi da quel delitto, di far riaprire il caso. Non era mai successo, non è successo nel 2005, quando Pino Pelosi disse che non era stato lui, e non è successo neanche nel novembre scorso, quando si è cercato di far riaprire nuovamente le indagini sul caso. Questo perché? Perché quando si chiede di riaprire un'indagine, non è sufficiente suggerire che le cose non siano andate come ci viene raccontato, è necessario che vengano prodotti degli elementi di prova che convincano il giudice che ci siano delle piste molto forti alternative. Noi siamo riusciti a far riaprire le indagini su questo caso fondamentalmente perché, e questa è una cosa che mi ha sempre veramente lasciato proprio basita, no? Un po' l'uovo di Colombo, come si dice. C'erano dei reperti conservati al Museo Criminologico di Roma, reperti come tutti gli oggetti che erano contenuti all'interno dell'auto di Pasolini, tutto quello che è stato trovato sulla scena del crimine, fra cui tantissimi indumenti ancora macchiati di sangue. Ora, nel 1975, non era possibile, non c'erano ancora le tecnologie per effettuare delle indagini approfondite sul DNA. Leggendo gli atti, leggendo la perizia del medico legale, si legge soltanto che fu rinvenuto sangue di tipo 0 compatibile con quello di Pelosi e sangue di tipo AB compatibile con quello di Pasolini. Non si poteva fare un esame del DNA per stabilire a chi appartenessero veramente, quelle tracce biologiche. Ma abbiamo dovuto aspettare fino al 2009, quando noi abbiamo fatto appunto l'istanza di revisione, chiedendo al Tribunale, alla Procura di Roma, di prendere quei reperti e farli analizzare. Io mi sono sempre chiesta, e mi sono anche, diciamo, data una risposta, perché questo caso non sa da riaprire? Perché è una verità evidentemente ancora troppo forte, ancora troppo scomoda. Io sono convinta, questa è la mia opinione, che la verità verrà fuori prima o poi, ma non perché arriverà qualcuno, un paladino, no, della giustizia che risolverà tutto, perché arriverà un momento in cui quella verità farà comodo a qualcuno, da usare, no, per uno scopo personale. Quindi in Italia, come diceva giustamente Nicola, ci sono tantissimi misteri, tantissimi cold case, e in questo caso devo dire che ne abbiamo trovati proprio tanti. Per cui una cosa che
Ne parleremo, insomma, nel corso di questa puntata. Mi ha sempre colpito è l'intreccio dei vari temi, cioè più indagavamo e più non solo diventava proprio palese e evidente che le cose non erano andate come diceva Pelosi, ma si aggiungevano delle piste che ci portavano sempre più a fondo e sempre più addietro negli anni, a De Mauro, a Enrico Mattei, alla P2, ma anche a delle diciamo nuove scoperte che noi abbiamo acquisito e depositato in procura, per cui è venuto fuori un quadro che se io veramente avessi voluto inventare un romanzo su questo caso, non mi sarebbe venuto mai così appassionante, così intricato come la realtà, perché la realtà ha superato veramente la fantasia. E quindi ecco, chiedetemi quello che volete perché ci sono No, veramente tantissimi argomenti. io andrei un attimo da Nicola perché se ti va, proviamo a riassumere, al di là di quello che stiamo raccontando, chi aveva interessi e perché hanno voluto far fare questa fine a Pasolini. Quindi, spesso nelle varie puntate, come accennava adesso Simona, sul caso Mattei. Abbiamo parlato di Rino Gaetano, insomma, spesso viene fuori anche il discorso di petrolio assassino, di cosa accadeva in quegli anni. E allora, quale può essere la sua, perché è stato in qualche modo condannato? Chi ha deciso che era diventato scomodo al punto da volerlo eliminare? Proviamo a fare un po' di ipotesi. Guarda, se devo dire la mia, ora chiaramente io non so, non mi occupo di delitti, ma io sono uno storico e analizzo certe vicende dal punto di vista storico. E ci sono, potrei elencare decine di casi in cui sono stati fatti fuori dei personaggi perché avevano osato troppo. Abbiamo citato in alcune trasmissioni, per esempio, il caso dello scienziato statunitense Charles Hapgood, che benché facesse parte di elevatissimi circoli elitari, qui si parla addirittura della struttura di cui si parla nel libro L'altra Europa, e Hapgood è stato deliberatamente ucciso nell'82 perché aveva osato troppo, era andato oltre il seminato, parlando della vera storia del pianeta Terra. Potrei parlare dell'archeologo Marinatos che è stato ucciso a Santorini perché ha scoperto delle cose che non doveva scoprire. Ma la lista sarebbe interminabile, interminabile. E nel caso di tanti colchesi italiani, potremmo parlare della rivista OP. Ora, a pochi oggi dirà qualcosa questo nome, ma era una rivista che parlava di fatti concreti, che andava a scavare effettivamente dietro le notizie e che svelava certi intrighi, svelava certe reti, certi retroscena di quella che era la verità ufficiale. E infatti Milo Pecorelli è stato fatto fuori, nonostante appartenesse alla P2. E quindi a volte non basta appartenere a certi consorzi o a certe scuole, chiamiamole così. Quando vai guardiamo Assange, no? Assange non è morto, ma è un perseguitato. Perché? Sostanzialmente per aver detto la verità sull'ISIS, parliamoci chiaro, su chi l'ha creato e su chi lo ha utilizzato. E lo ha detto in un momento in cui era molto pericoloso dirlo, perché non era ancora esaurita la missione di quella sigla. Quella sigla doveva compiere altre nefandezze. Quando si va a scavare nella storia, se una vicenda è ancora attuale, se una vicenda è ancora contingente con il presente, guai a parlarne. Perché altrimenti si va a rompere le uova nel paniere ai burattinai. Pasolini era scomodo per tanti motivi. Era scomodo alla sinistra, era scomodo alla destra, non si può definirlo, perché lui era un intellettuale a 360 gradi, era una persona che ragionava. Le sue analisi sulla rivolta del 68 sono impeccabili, veramente, fanno scuola.
e potremmo parlare tanto di lui, ma io ritengo che quando si arrivi a far fuori un avversario è perché è stata superata una certa asticella, è perché è stata superata una certa linea rossa. Perché prima ti lanciano dei segnali, prima ti avvertono. Poi, quando gli avvertimenti non servono, passano alle minacce. Finché ci sono gli avvertimenti e le minacce, si può stare relativamente tranquilli. Quando poi di punto in bianco cessano le minacce, allora c'è da preoccuparsi. Perché si entra in quella particolare fase in cui viene pianificata la tua dipartita. E molto probabilmente Pasolini, per le sue inchieste, perché lui si occupava anche di retroscena della politica e dell'economia, inevitabilmente, e Pasolini deve aver ricevuto delle minacce o degli avvertimenti. Ora io non ho cognizione di questo. Si potrebbe appurarlo con analisi incrociate, con scavando un po', ma il nodo è sempre quello: chi comandava in Italia all'epoca, più o meno gli stessi che comandano ora, no? Gli Stati Uniti d'America e in parte il Regno Unito. L'Italia è un condominio, l'Italia è, diciamo, è un paese occupato dagli americani in cui dettano legge anche gli inglesi. È una strana situazione ibrida. E lui era andato a interessarsi a delle nefandezze, dei garanti di certi equilibri. E qui entra in gioco la figura di Cefis, una figura molto ambigua perché sappiamo tutti che Cefis era il vice di Enrico Mattei, all'ENI, un po' come Johnson, no? Quando venne fatto fuori Kennedy. Ah, mi tocca diventare presidente, purtroppo, cercherò di farlo, ma non volevo. Invece lui ambiva proprio a diventare presidente. E allo stesso modo, morto Enrico Mattei, fatto fuori dalle sette sorelle, fatto fuori dal contingente americano, fatto fuori da certi poteri, è subentrato Cefis. E guarda caso, l'ENI ha cambiato completamente la strategia internazionale. Ha cambiato la linea. E ci sono forti indizi che Cefis fosse stato il vero Deus ex machina della loggia Propaganda 2 del Grand Oriente d'Italia. In realtà, io ritengo che non fosse il vertice. In realtà, io ritengo che ci fosse stata un'altra persona, ma forse è meglio non dirlo in diretta. Ma comunque Cefis gestiva il controllo. Licio Gelli, per carità, Licio Gelli, io ho anche conosciuto di persona, lui è stato il maestro venerabile della P2, lui era la faccia, il volto, ma Cefis era il potere, Cefis era colui che prendeva le decisioni per conto di qualcun altro. E quando vai a toccare certe corde, perché la loggia Propaganda 2 è stata un po' la garante dell'atlantismo in Italia. E l'atlantismo a quei tempi prevedeva anche il serrato controllo delle risorse energetiche della nostra nazione. Guai a toccare le sette sorelle, guai a toccare certi poteri e certi equilibri. E quando li vai a toccare ripetutamente, ti mettono nella lista nera. Questa almeno è la mia opinione. Simona, vengo anche da te. Fra l'altro, vi invito a recuperare le puntate che abbiamo fatto con Bruno Mautone, le abbiamo fatte diverse su Rino Gaetano perché gli stessi nomi ricorrono. Quindi cercheremo di capire quante assonanze e stiamo cercando di ricostruire un puzzle del perché non prendiamo il tutto. Non è che allora vogliamo demonizzare o santificare qualcuno, vogliamo ricostruire la storia d'Italia attraverso
le opere e le azioni di alcuni personaggi e non possiamo che passare anche da Pasolini, poiché intrecciato e proseguiamo il lavoro di unire i puntini, no? Chissà che si possa poi un domani, di solito come accade in Italia, lo abbiamo visto anche per Aldo Moro, no? Facciamo le puntate rischiando mille censure, poi la dipartita di Kissinger ed ecco che quando non ci sono più determinate persone in vita, si è più morbidi, si è più malleabili nel raccontare qualcosa. Noi lo raccontiamo, o quantomeno il mio intento, è di fare in modo che la popolazione italiana non debba aspettare che tutti i principali responsabili italiani ed oltreoceano siano all'altro mondo per cominciare a raccontare o farsi qualche domanda. Altrimenti, di quanto stiamo vivendo nel 2024, di quanto abbiamo vissuto nel 2020, 2020 sarebbe un peccato se ne parlasse fra 30 anni, no? Cominciamo a parlarne subito, cominciamo a capire perché questo paese ha sempre fatto così, perché il segreto di Stato e perché si parla spesso d'altro, il focus non lo si mette dove lo si deve mettere. Poi, usando tutti i condizionali, potremmo, e spero che siamo ancora liberi, di fare delle ipotesi, le stesse ipotesi che chiedo a Simona, anche per te, stessa domanda. Chi sono i principali indiziati e quale tra le inchieste di cui si occupava l'ha in qualche modo condannato a morte? Allora, io mi ricollego a quello che diceva Nicola, che ha fatto una sintesi chiarissima e molto puntuale. C'è un filo che collega diversi omicidi e noi abbiamo, in occasione della nostra istanza di revisione, che poi è stata accolta, depositato in procura un libro che si chiama Profondo Nero, che ricollega appunto la morte di Enrico Mattei, la morte di Mauro De Mauro, fino all'omicidio Pasolini. Io ci metto in mezzo anche lo strano suicidio di Mauro Volterra. Questa è, diciamo, un'indagine parallela che porto avanti io. Per parlare di questo, cito gli atti in cui la figlia di Mauro De Mauro, un giornalista palermitano dell'ora che nel 1970 scomparve misteriosamente dalla faccia della terra, che sono appunto riportati nei verbali nei quali la figlia di Mauro De Mauro ricostruisce gli ultimi giorni di vita del padre. Ebbene, questa ragazza afferma che suo padre, quindi Mauro De Mauro, le avrebbe raccontato pochi giorni prima di sparire che aveva scoperto qualcosa di grossissimo, così si legge negli atti, relativamente alla morte di Enrico Mattei, diciamo morte. E Enrico Mattei partiva da Catania e questa città è importantissima perché noi abbiamo scoperto che Pasolini, negli ultimi anni di vita, frequentava molto gli ambienti catanesi. Evidentemente stava indagando su qualcosa. Quindi Enrico Mattei partiva da Catania, doveva arrivare a Milano il giorno in cui il suo aereo fu sabotato, cadde. Aveva ovviamente, a parte il pilota, informato della sua destinazione e della rotta una persona che Mauro De Mauro citò alla figlia, facendo nome e cognome. La figlia di Mauro De Mauro racconterà di essere rimasta molto colpita dal nome di questa persona e ebbe a dire: ma cosa ne ricava questa persona dalla morte di Enrico Mattei? La risposta fu: quando Kennedy fu ucciso, come diceva Nicola prima, a Johnson cosa gliene venne? Da qui la figlia di Mauro De Mauro praticamente sosteneva che, secondo il padre, Eugenio Cefis, che era appunto il vicepresidente dell'ENI quando Mattei morì, fosse implicato in questo sabotaggio. Ora, Mauro De Mauro non solo stava indagando su questa vicenda, ma aveva appena finito di collaborare con Francesco Rosi, un regista italiano che poi produsse un film che ricostruiva la sua versione sull'omicidio Mattei. Si arriva a Pasolini. Pasolini, prima di morire, negli ultimi anni di vita, stava scrivendo un romanzo, Petrolio, che uscì postumo nel 1992. Confidandosi con un amico, Pasolini disse: sto scrivendo un romanzo che mi impegnerà per moltissimi anni, alla fine del quale ci sarà un terremoto.
Ora, questo romanzo è molto particolare perché racconta le vicende di tale Bonocore, presidente dell'ENI, e del suo vicepresidente Troia, chiaramente identificabile con Cefis, con una serie di parallelismi e analogie che, andando a vedere gli organigrammi dell'ENI dell'epoca, coincidono perfettamente. Di questo romanzo Petrolio c'era un capitolo, il capitolo 21, Lampi sull'ENI, che è scomparso. Secondo il cugino di Pierpaolo Pasolini, che poi ci dette l'incarico che ci permise di fare da consulente e quindi di partecipare alle indagini, qualche settimana dopo l'omicidio di Pasolini, qualcuno entrò in casa e trafugò delle carte, fra cui verosimilmente questo capitolo. Anni dopo, Marcello Dell'Utri dichiarò pubblicamente di essere entrato in possesso di questo capitolo. Noi facemmo subito un'istanza alla procura dicendo: ascoltate Marcello Dell'Utri, il quale, chiamato a rispondere delle sue dichiarazioni pubbliche, si rimangiò tutto e disse: no, non ce l'ho, l'ho visto, però non è in mio possesso. Quindi Mattei, De Mauro, Pasolini sono legati da un filo, appunto, che li unisce tutti quanti, è come se ciascuno stesse indagando a ritroso sulla morte di quello precedente. Mi sembra un movente molto, molto importante. E mi sembra anche una motivazione molto forte, laddove Pasolini, nei suoi famosi editoriali su Corriere della Sera, fra i quali Siamo tutti in pericolo, Io so, era come se mandasse dei messaggi, come se volesse avvisare: io so, non ho le prove, però ci sto lavorando. E quindi solo la possibilità che lui potesse diffondere qualche verità, come ripeto, abbiamo scoperto che negli ultimi anni di vita faceva avanti e indietro con Catania e frequentava degli ambienti nei quali evidentemente stava raccogliendo determinate informazioni. È come se, andando a scavare, andando ad indagare, ci sia questo filo che poi riconduce tutti quanti sempre allo stesso punto. Allora, possiamo immaginare una piramide. Alla base ci sono, diciamo, c'è la manovalanza, il braccio armato, i picchiatori, quelli che fisicamente hanno massacrato Pierpaolo Pasolini la notte del 1 novembre del 75. Evidentemente non è stato Pelosi. Tra l'altro, la verità storica e giudiziaria che noi siamo riusciti a cambiare con la riapertura del caso è stata quella per la quale abbiamo fatto rilevare 5 DNA ignoti dai reperti desunti dalla scena del crimine. Quindi noi abbiamo fatto scoprire, attraverso le analisi del RIS, che quella notte c'erano altre 5 persone. Evidentemente, quindi c'è stato un comando, diciamo così, che ha massacrato Pasolini. Al di sopra di questa manovalanza c'era un mandante, al di sopra di questo mandante c'era un altro mandante. Noi la piramide, sì, come diceva Nicola, si stringe sempre di più fino ad arrivare a un vertice. Quindi, atteso che evidentemente non è andato come ci è stato raccontato, la base, no, di questo massacro non era assolutamente a conoscenza di quello che c'era sopra. Ora, un altro dato molto importante, su cui però io sono abbastanza critica, è questo: nel marzo dell'anno scorso è stata chiesta una nuova revisione del caso, si è cercato di portare nuovi elementi a questo caso. Sulla base di questo, c'è una fotografia della mattina dell'omicidio in cui si vede una piccola folla radunata intorno al cadavere. Ora, a parte i clamorosi errori che sono stati fatti in fase di sopralluogo, quindi ad esempio non è stata recintata la scena del crimine, c'erano dei bambini che giocavano a pallone, la macchina con la quale si dice che sia stato ucciso Pasolini, ma adesso vi dirò che secondo noi non è così, è stata sequestrata dalla polizia, è stata portata in deposito giudiziario, è stata lasciata lì per diversi giorni sotto l'acqua prima che venisse fatta una perizia. Quindi, atteso che sono stati fatti degli errori clamorosi, in quella foto si vede un personaggio particolare. Quel personaggio è Abatino, Maurizio Abatino, che di lì a pochi anni avrebbe, come dire, partecipato alla creazione della banda della Magliana. Quindi,
Poiché nel 2022 Maurizio Abbatino in commissione antimafia disse: "Io sono coinvolto in quel caso e Pasolini è stato attirato all'idroscalo di Ostia con la scusa delle pizze di Salò che gli erano state rubate", l'ipotesi poteva essere che Maurizio Abbatino fosse coinvolto, da cui la richiesta di fare gli esami del DNA su Maurizio Abbatino. Ora, nel 1974-75 la banda della Magliana stava nascendo, ma non era ancora così pervasiva e radicata nell'ambiente romano, a tal punto, da poter, come dire, supportare, no, dei poteri forti in un omicidio del genere. Era più attiva la cosiddetta banda dei Marsigliesi, insomma, la banda della Magliana da lì a qualche anno. Se mi dite, il sequestro di Emanuela Orlandi, la banda della Magliana evidentemente è coinvolta. Quindi, insomma, questo nuovo elemento che è stato portato pochi mesi fa all'attenzione della Procura non mi convince tanto. E parlavo della macchina perché leggendo la perizia del medico legale si vede chiaramente, si attesta chiaramente che la macchina con la quale Pelosi dice di aver sormontato il corpo di Pasolini, non è possibile che sia stata quella. Leggendo gli atti si legge che la macchina di Pasolini era un'Alfa GT2000. Chi conosce il modello sa che è una macchina sportiva molto bassa e si legge negli atti alla coppa dell'olio a 13 centimetri da terra, quindi molto bassa. Quella notte era piovuto a Roma e nel campetto di calcio dove è stato massacrato Pasolini, non era asfaltato, c'erano moltissime buche. Andando a fare una perizia sull'auto, si è visto che non solo non c'erano assolutamente graffi sulla coppa dell'olio, cosa impossibile se la macchina avesse percorso quel tragitto, non c'erano neanche tracce di sangue, di capelli e altro materiale biologico sulla parte frontale dell'auto. Quindi da lì siamo partiti chiedendoci: ma se non è stata la macchina di Pasolini che Pelosi dice di aver rubato e con la quale dice di averlo sormontato e di essere scappato, quale altra macchina potrebbe essere stata? Quindi, indagando, abbiamo scoperto che all'indomani dell'omicidio un tale Antonio Pinna avrebbe portato una seconda auto identica a quella di Pasolini in una carrozzeria di Roma nel quartiere Portuense e grazie al lavoro di Walter Rizzo, un giornalista di Chi l'ha visto, che poi si è unito alle nostre indagini, che ha parlato proprio con questi carrozzieri indicati, abbiamo scoperto che effettivamente questo Antonio Pinna avrebbe portato una seconda macchina uguale, con un'ammaccatura sul davanti e delle tracce di sangue, in questa carrozzeria di Roma per cercare di farla riparare. Dopo diversi no, ha trovato un carrozziere che, l'avrebbe riparata. Di Antonio Pinna si sono perse le tracce, quindi è stata trovata la sua auto all'aeroporto di Fiumicino a Roma un anno dopo, ma lui è sparito nel nulla. Quindi più indagavamo, più venivano fuori non solo delle cose che smentivano la versione ufficiale, ma il coinvolgimento comunque di ambienti malavitosi dell'epoca, che appunto fungevano da manovalanza, no? Per eseguire degli ordini che chiaramente venivano dall'alto. E questa è soltanto una delle tante cose che, insomma, abbiamo scoperto durante queste indagini. Per cui, ecco, ricostruendo, sicuramente ci sono dei poteri molto forti che vanno indietro con De Mauro e arrivano fino a Mattei. Ritorno a Nicola per un commento. È incredibile quanto i principali fatti, e ricordatevelo questo perché a parer mio è un parallelismo che non hanno mai smesso di usare, districata una matassa è come se in qualche modo si capissero e si risolvessero anche il resto dei misteri, perché usano e tendono ad usare, e secondo me lo vediamo anche ai giorni nostri, come non ci sia ricircolo delle persone, stesse persone, per stessi ruoli, per stesse dinamiche, si avvalgono di poche pedine che sono sempre quelle a cui fanno fare il lavoro sporco a più livelli, proprio come la piramide della violenza, di quelli col colletto bianco, dei burocrati, della classe politica, dei dirigenti e delle multinazionali e dei lobby.
questo ancora oggi io ci vedo un parallelismo, Nicola. Ah, vedi, l'Italia è il paese dei segreti di Stato. Paradossalmente, negli Stati Uniti vengono declassificate tante cose. Ogni anno vengono declassificati migliaia e migliaia di file dell'FBI, della CIA, di altre agenzie di intelligence. Sì, magari ci sono degli omissis per questioni di sicurezza nazionale, ma alla fine le cose vengono declassificate. Tranne il caso Kennedy, perché ancora coinvolge persone ancora viventi, ma in Italia no. Cioè, in Italia è stato applicato il segreto di Stato addirittura sull'inquinamento della Terra dei Fuochi, cioè per volontà di Napolitano. Cioè, ci rendiamo conto degli insabbiamenti che avvengono in questo paese? Quindi non ci meravigliamo. E come diceva giustamente Simona, più si scava, e più viene fuori collegamenti, più viene fuori il marciume che c'è in questo sistema. Perché è tutto collegato. È tutto collegato perché i poteri, bene o male, sono sempre gli stessi. Poteri che si servono, bene o male, della stessa manovalanza. Possono cambiare le sigle, possono cambiare i nomi. Alla banda dei marsigliesi si può sostituire la banda della Magliana, alla banda della Magliana si possono sostituire altri clan o altre famiglie, ma la manovalanza affidabile, squadra che vince, non si cambia, viene utilizzata. Chiaramente la manovalanza esegue gli ordini, viene pagata, anche poco, ma viene pagata, gli viene data protezione, gli viene data immunità. Il tipo che è sparito, macchina trovata all'aeroporto, gli avevano dato una valigetta di soldi, gli avevano dato un passaporto nuovo con un altro nome, cambio d'identità. Queste cose le fanno i servizi, non è che le fa, non è che arrivo io, posso dare a tizio, guarda, ti do un passaporto nuovo. No, queste cose le fanno i servizi segreti, ci sono uffici apposta. E gli hanno cambiato identità, gli hanno dato la valigetta, sparisci e quello magari se ne sta in Sud America, magari in Costa Rica, in una bella villa da 30 anni, ammesso e non concesso che poi non abbiano fatto fuori pure lui, perché alla fine tutti possono cantare. Quindi non vi illudete, se vi danno la valigetta di soldi vi mandano in Costa Rica, a Panama o in Brasile, e prima o poi vi vengono a prendere. Guarda, su questo non c'è film americano che non faccia vedere come i collaborazionisti e gli uomini usati non facciano sempre una brutta fine. Non ce n'è uno in cui questi poi arrivano a vecchiaia, hanno pure anche del Sì, pentimento. ma forse Saddam Hussein che vende tappeti sulla Fifth Avenue, ma tanti altri sono finiti male. Ecco, torniamo quindi anche a Pasolini. C'è stato, perché giustamente anche Nicola ha citato gli avvertimenti, le minacce, quel romanzo, quei capitoli. Qualcuno cita anche giustamente, ma avete sentito le interviste? È interessante come ci siano uomini che in qualche modo abbiano questa mission, no? Io personalmente rimango sempre sconvolto guardando quelle di Rino Gaetano, no? Però chiedo anche a Simone e poi a Nicola, c'è qualche intervista, qualche frase, qualcosa che vi ha in qualche modo colpito, no? Perché poi guardando e vedendo quel che raccontano, ma mi è accaduto anche con le ultime interviste di Falcone, Borsellino, guardando quegli occhi, vedendo che in qualche modo è come se sapessero. Loro sapevano la fine che avrebbero fatto, ma ciò non li ha distolti dall'andare avanti, perché loro hanno solo, in qualche modo, a mio modesto parere, voluto portare avanti nella speranza di lasciare poi un fardello, un testimone a qualcun altro che potesse in qualche modo ripartire da lì e andare oltre. Questo è veramente altruismo per amore della società, ma perché in fondo si vogliono cambiare le cose, perché finché nessuno avrà niente da dire. Vedete come poi tutto sia ciclico, non ci si libera. Non parlo di massimi sistemi, parlo proprio
c'è anche la canzone L'Italia è il paese delle mezze verità, no? Parlo di questa omertà, di questo modo di fare, di questo perbenismo, di questa superiorità morale dell'Occidente stesso, no? Che si vanta di essere democrazia quando democrazia non è, quando libertà di stampa non c'è, quando libertà di opinione non c'è, e quando se non ti fai i fatti tuoi non più cent'anni, anzi. Proprio vero, è proprio vero. Sì, guarda, Simone. Pasolini è stato forse uno degli italiani più processati e indagati per qualunque tipo di reato possibile e immaginabile negli anni prima della morte. Quindi non abbiamo contezza di minacce, almeno non ne ha riportate, però possiamo individuare in questi processi che lui ha subito, che sono tantissimi, prima della morte, forse una sorta di, come dire, avvertimento, comunque tentativo di essere messo da parte o comunque avvisato. Io posso dire una cosa, però, questo non l'avevo mai detto prima, anche noi abbiamo ricevuto, come dire, dei calorosi inviti a farci i fatti nostri, diciamo così. Quindi, se a distanza di 40 anni qualcuno si è preso la briga di farci arrivare un messaggio di questo tipo, evidentemente non solo eravamo sulla pista giusta, ma è una pista che, come direbbe qualcuno, non sa da fare. E quindi, sì, avvertimenti. Ce ne sono stati, e ripeto, la vicenda giudiziaria di Pasolini è molto, molto chiara, insomma, perché si è cercato prima di farlo fuori da un punto di vista appunto politico, giuridico, intellettuale, culturale. Era comunque molto stigmatizzato, no? Anche il fatto che poi si sia cercato di far passare il suo omicidio per una storia squallida, insomma, addirittura lessi un'interpretazione psicoanalitica di qualcuno che disse che lui aveva questo desiderio di morte dentro di sé, che quindi andava cercando un modo per essere ucciso violentemente, insomma. Quindi si è cercato sicuramente di distruggere la sua immagine pubblica. Però ripeto, il fatto che insomma, anche a noi qualcuno insomma, ci ha invitato a non andare avanti, mi fa capire come a distanza di tanti anni gli avvertimenti sono sempre quelli, insomma. Nicola. No, gli avvertimenti ci sono. Io mi ricordo un caso personale. Io ho sempre cercato di pungere, di toccare tasti pericolosi, no? Anche con inchieste di vario tipo. E mi ricordo alcuni anni fa, era il 2008-2009, no? Al tempo della guerra in Afghanistan, io venni contattato in via privata dalla figlia di un ufficiale italiano morto in combattimento in un'operazione non autorizzata, sostanzialmente, no? Mentre doveva essere a Herat in Afghanistan, questo in realtà è morto oltre il confine pakistano in un'operazione congiunta non inesistente, queste operazioni fantasma, no? Con le truppe americane. E questa persona, questo ufficiale, è stato dichiarato morto per infarto, così, mentre ufficialmente si trovava nella sua base a Herat. In realtà è stato rispedito in Italia a pezzettini all'interno di una cassettina perché è saltato sopra una bomba. E la famiglia ha avuto diversi soldi per star zitta e per appurare la versione ufficiale. Solo che ora non farò nomi, quindi chiaramente mantengo l'anonimato sulla vicenda, ma la figlia di questa persona non ci stava, non accettava il patto che era stato fatto fra l'esercito e la famiglia e voleva, forse anche un po' ingenuamente, arrivare alla verità. E io sollevai il caso e ricevetti per oltre un mese minacce, minacce pesanti. Che mi lasciavano indifferenti chiaramente, però telefonate anonime, inviti a lasciare perdere
e amici ufficiali dell'esercito mi hanno tolto il saluto, dall'epoca non mi hanno più parlato, perché sono andato a toccare una questione proibita, perché è vietato parlare dei militari morti in operazioni non autorizzate. Questo è uno dei tanti casi, ma gli avvertimenti te li fanno e come. Voglio fare un collegamento leggermente fuori tema, ma giusto per far capire il modus operandi per chi ci segue in attualità. Quando qualche mese fa, circa 10 mesi fa, abbiamo raccontato delle operazioni sul Lago Maggiore in cui i giornali, stranamente parlando di 007, hanno voluto far passare una tempesta che non ci fu come responsabile di queste morti, quindi un'unica barca colpita da una tempesta che non c'era e di cui erano annegati degli agenti. A distanza di 10 mesi comincia a venire fuori che erano in operazioni delicate, quindi caduti sul campo durante lo svolgimento di delicate azioni con agenti esteri. Io vorrei anche collegare, fra l'altro, come ci sia sempre continuità in alcuni ambienti, in alcuni anche vizietti di ville private, Monte dei Paschi di Siena, insieme agli ambienti di potere, di queste elite, di queste lobby, in cui in qualche modo circolino determinate informazioni. E anche questo capirete come può essere altamente censurabile, per cui andremo avanti veloce, no? Anche su questo. Però Simona, torno da te se vuoi aggiungere ancora qualcosa a quanto detto, e Sì. visto che siamo in diretta, magari qualcuno, se ci scrivete domanda, due punti, magari qualcuna l'andiamo a leggere. Allora, aggiungo un aneddoto che ho riportato in questo libro e non avevo mai raccontato, insomma, non era mai entrata nell'indagine ufficiale, ma un'indagine parallela che riguarda Mauro Volterra, un giornalista dell'Europeo che all'indomani dell'omicidio, insieme a Oriana Fallaci, pubblicò un editoriale notevolissimo che già appunto all'indomani del fatto portava avanti delle piste alternative che smentivano la versione ufficiale. Quindi Mauro Volterra e Oriana Fallaci intervistarono dei testimoni oculari che erano lì la notte alle baracche dell'idroscalo e che sentirono e videro praticamente l'agguato. Ora, al di là di un dato che mi ha sempre colpita, devo dire, ogni volta che rileggo gli atti è qualcosa di veramente agghiacciante che mi è rimasto proprio ne nelle orecchie, nella testa, e per il quale Pasolini, mentre veniva massacrato, urlava mamma. Questa circostanza mi ha sempre veramente toccato tantissimo. E in base a queste inchieste, appunto, Mauro Volterra e Oriana Fallaci scrissero nell'editoriale dell'Europeo che c'erano diverse persone presenti sulla scena del crimine. Si rifiutarono sempre, da bravi giornalisti, di rivelare le loro fonti e quindi le loro, diciamo, inchieste non poterono entrare, nel processo. A distanza di diversi anni, Mauro Volterra, che era un giornalista molto giovane, molto promettente, tra l'altro un bellissimo ragazzo che aveva un futuro molto brillante davanti a sé, come si dice in gergo, nel senso che improvvisamente, senza movente, senza motivo, si gettò dalla camera diciamo, della sua casa a Roma, dopo che la stessa era stata messa completamente a soqquadro, senza un motivo apparente. Io parlai di questa circostanza in un documentario al quale partecipai nel 2010 per Rai 1, e all'indomani di questo documentario in cui io parlai di Mauro Volterra, mi arrivò un'email dall'altra parte del mondo, da questo sedicente nipote di Mauro Volterra, quindi siamo nel 2010. Che mi disse: ho sentito e ho visto il documentario, io sono d'accordo con la sua ipotesi, e cioè che Mauro Volterra stesse indagando per conto suo ancora su qualcosa su cui non si doveva indagare. Le chiedo però di non approfondire perché
la famiglia non ne vuole sapere. Quindi io feci un'istanza alla procura chiedendo l'accesso agli atti di questa morte. La procura mi disse di rivolgermi alla squadra mobile di Roma e così feci. E l'allora dirigente della squadra mobile mi disse: "Guardi, non c'è alcun fascicolo perché il fatto è stato rubricato come suicidio, la famiglia non ha fatto obiezione, quindi ad oggi questa, diciamo, morte è passata come suicidio. Quindi chiunque ha provato ad avvicinarsi, a proporre una pista alternativa e comunque a sollevare in qualche modo, no, il polverone, in qualche modo ci ha rimesso. Quindi questo era, diciamo, un ulteriore aneddoto sugli avvertimenti che nel corso degli anni chiunque si è avvicinato a questo caso ha avuto. Accade spesso, e io ho visto diverse analogie, ricito Rino Gaetano, perché poi quando qualcuno in qualche modo si fa, cioè arriva al martirio, arriva a farsi far fuori pur di andare avanti per un ideale, in quello che lui ha creduto, di solito la famiglia può avere delle reazioni. Io non sono titolato in psicologia, però diciamo che in qualche modo può essere contrariata, può avere paura, può avere fretta di mettere la parola fine a quanto in qualche modo perché quel capitolo non li tormenti più, non possa rivangare il loro dolore. Però personalmente, cercando di approfondire, no? Colpisce un po' come, perché poi ognuno ha le proprie individualità, ma se in qualche modo mi sono sempre chiesto, se io che non ho avuto la fortuna, ma anche anagrafica, perché io nascevo qualche anno dopo, di conoscere un Rino Gaetano, no? Se io mi sento così coinvolto da quel che lui ha fatto per la sua età, guardando lo sguardo, guardandolo al cospetto dei potenti, guardandolo al cospetto delle interviste con Maurizio Costanzo, mi colpisce proprio. Non so se è solo mio o anche qualcun altro riesce a empatizzare così grossi, lo testimonia. Ecco, poi ci sono, quindi non è una regola scritta, poi ci sono quelle persone che proprio non si rassegnano e vogliono la verità, però a me ha colpito questo. Sicuramente, va. No, io fra poco devo andare per motivi familiari e volevo solo fare una considerazione. Spesso le famiglie vengono pagate, non solo vengono intimorite, ricevono visite a casa, spesso ricevono visite notturne, visite nelle quali vengono fatti sparire computer, documenti, materiale, anche diurne, perché sono molto bravi e veloci a fare sparire documenti e computer. Mi ricordo un caso a Firenze alcuni anni fa, in Piazza Dalmazia, ci fu un evento strano. Un tizio arrivò con una pistola e sparò a tre venditori ambulanti africani, no? Questi senegalesi che stavano lì a vendere delle cose. E questo qui, nello stesso istante in cui lui sparava, qualcuno, i servizi chiaramente, gli entrava in casa e gli faceva sparire il computer. E un sacco di roba. Praticamente l'appartamento di questo tizio era vuoto già mezz'ora dopo. Quindi era una cosa pianificata, questa era una sorta di false flag che serviva per creare un certo stato di tensione. Poi la cosa è stata insabbiata, in una maniera molto insolita. Ma spesso le famiglie prima ricevono questi avvertimenti con sparizione di archivi, di materiali, di computer, poi vengono intimorite. E spesso ricevono soldi in cambio del silenzio. E questo è uno dei motivi per cui non vanno avanti, non insistono, perché si sentono in quel limbo a metà strada fra la protezione mafiosa e il benessere economico. È una brutta situazione questa. Non c'è da stupirsi. Potremmo citare tantissimi casi sui quali è vietato indagare in Italia. Cominciare da Edoardo Agnelli. C'è ancora qualcuno che crede al suo suicidio? E di Oppure. questo
ne abbiamo parlato proprio con Gigi Moncalvo. Sì. In una puntata. Un altro caso su cui è vietato di aprire le indagini, anche per motivi di stringente attualità, è il caso Bossetti. Lì bello ancora. Più ci avviciniamo ai giorni nostri, più viene in qualche modo, ci avviciniamo anche alla censura. Sì, lo so. Cercando di ascoltare fino a che punto poi noi ci fermiamo, capirete anche gli algoritmi, e non ha senso farsi togliere un video per una parola di troppo di alcune parti che abbiamo omesso di alcuni circoli elitari, no? Perché intanto butto un occhio alla chat, sì, ci sarebbe da parlare, laddove poi finirà la censura e gli algoritmi. Per ora spero che renderete omaggio all'impegno nel cercare di fare qualcosa che possa durare nel tempo, altrimenti farci togliere il video dopo poche ore non serve a nessuno. Avremmo perso tutti un'occasione per mettere in qualche modo quella voglia ad ognuno di fare le proprie ricerche, i propri approfondimenti. Il compito di chi vuole fare cultura, di chi vuole in qualche modo far riflettere le persone, non è dargli una verità e fargli sorgere altri dubbi, far venire altre domande, e la voglia di saperne di più, di approfondire e di magari di proseguire le ricerche di Simona. Fra l'altro abbiamo anche il libro in copertina, edito edizioni Aurora Boreale. Voglio fare i complimenti anch'io a Nicola per il coraggio, ma anche alla nostra Simona che insomma finalmente al di qua dello schermo. Onore al tuo coraggio, caro Pierpaolo, ti racconto il tuo omicidio, vi invito anche a questa lettura, c'è anche il link in descrizione, potete andare direttamente e metterlo nel carrello, ecco, dove in qualche modo io sono per supportare la cultura, i libri, anche perché nell'era di sempre più tecnologia, sempre più labile, anche l'idea che tutto ciò che noi facciamo possa, tanto per esigenze di tempo, esserne un sunto, ci sono poi, è giusto rendere omaggio a tutto il lavoro che c'è dietro con l'intero libro, ma poi anche la paura che ciò che noi facciamo sia in qualche modo alla volontà di piattaforme, di multinazionali che potrebbero decidere con una sorta di legge votata all'unanimità anche magari in orario notturno, che ti svegli una mattina e ti hanno tolto tutto. Ecco, allora il libro sicuramente può sopravvivere, e la vedo dura andare di casa in casa di chi ha acquistato un testo ad andarli a riprendere. Ecco, questo in qualche modo gli si rende la vita più difficile, no? Purtroppo devo andare, io mi scuso. Grazie con ancora. Ci vediamo con te domani sera a Basetto. Benissimo, buona serata a tutti. Ciao Nicola. Grazie. E proseguiamo con te, Simona, alle conclusioni. Sì, guarda, io riprendo la tua ultima domanda. È verissimo quello che dici. Le famiglie di fronte a tragedie così grandi reagiscono in tanti modi, e quando non vogliono approfondire le motivazioni di una morte, di un possibile suicidio, insomma di quello che può essere accaduto, molto spesso è, come dicevi tu, perché è anche un modo per cancellare quello che è successo, no? È un modo per proteggersi. Ci sono però dei casi, e secondo me questo è uno di quelli, in cui la verità non appartiene più, paradossalmente, soltanto alla famiglia, è una verità di tutti. Ed è questo forse il motivo principale che mi ha spinto a lavorare a questo caso. Come dico a Pierpaolo Pasolini nel libro, caro Pierpaolo, io penso che ci sia una verità che è di tutti, e quando cercano di mentirci, quando cercano di darci una verità che palesemente è falsa, noi abbiamo una responsabilità, e quindi questa verità deve essere perseguita, io credo, da ogni uomo libero, perché è un concetto, no? È come se questo omicidio appartenesse alla storia d'Italia, appartenesse a tutti noi, non è più appannaggio soltanto dei singoli protagonisti, è qualcosa che va oltre lo spazio, oltre il tempo, perché come dicevi giustamente tu,
si ritrovano sempre le stesse persone anche in altri casi, no? E quindi per rispondere alla tua domanda, sì, è vero, c'è una sorta di protezione da parte dei singoli protagonisti di questi casi, no? Quindi i familiari, però ci sono delle verità che vanno oltre e quindi secondo me bisogna cercare di scoprirle. È quello che ho cercato di fare io nell'indagine, è quello che ho cercato di raccontare a Pierpaolo Pasolini. Faccio una domanda un po' cattivella. Tu hai fatto riaprire le indagini senza retorica, ma credo realmente, cioè, te lo chiedo perché voglio sapere la tua realmente. Credi nella magistratura? Credi che ci siano degli uomini che possano in qualche modo andare fino in fondo? O è un il contentino è riaprire le indagini, ma in fondo poi il sistema protegge se stesso e c'è quell'omertà in cui in fondo anche agli uomini della magistratura viene in qualche modo consigliato di non andare mai troppo oltre. Allora, io credo che ci siano dei grandissimi uomini della magistratura. Io non credo nella magistratura, io credo in grandissimi uomini della magistratura che si sono chiamati Falcone, Borsellino. Al di là di questo, il sistema protegge se stesso, assolutamente sì. Nel 2016, poi ancora nel 2018, sono state istituite delle commissioni parlamentari d'inchiesta che hanno sbandierato la verità. Adesso ve la diciamo noi la verità. Questa è la mia opinione personale. Quando viene istituita una commissione parlamentare d'inchiesta, significa, ripeto, una mia personale opinione, che si vuole mettere la parola fine in modo ufficiale a una verità scomoda. Cioè, come dire, abbiamo fatto la commissione parlamentare, purtroppo non è venuto fuori nulla. Più di così non potevamo fare. Come mettere, no, la parola fine. Quasi per autoassolversi, cioè lo abbiamo fatto nel modo più importante possibile e però non è venuto fuori niente. Quindi io non credo nel sistema, io credo nelle persone e le persone che si sono occupate di questo caso, alcune persone e persone che si sono occupate di altri casi, hanno pagato con la vita. Mi sono e qui faccio una mia, come dire, una mia confessione del tutto personale, molto umile. Mi sono trovata a un certo punto a chiedermi: darei la vita? Perché, come dicevo prima, a un certo punto mi sono trovata davanti, no, a una situazione potenzialmente molto pericolosa. No, sono sincera, non in un paese che non protegge gli uomini che cercano di proteggere il paese. Quindi, se non si è tutti uniti, se non si è tutti contro, no, questo mostro che protegge se stesso, tutti questi segreti rimarranno tali. Quindi io credo in grandi uomini della magistratura. Grazie Simona, ovviamente anche su questo caso torneremo, se avrai novità faccelo sapere perché siamo a tua disposizione, mi ha fatto super piacere, spero di rivederti anche in uno dei prossimi eventi. Senz'altro. Anzi, buon mesbit, metti anche le prossime date, anche perché abbiamo una tosse da combattere in questa serata, anche da qua, per l'audio. Insieme al 6 aprile, che sarà il prossimo evento, ci sarà il 13 aprile la Sacra di San Michele, questa escursione, 20 aprile Loreto nelle Marche, 11 maggio il mio compleanno a Torino per chiunque voglia farne parte, 12 maggio l'escursione al Musinè con la musica elfica dal vivo, 15 giugno a Roma. E già dalla prossima data saranno disponibili anche per chi vorrà prenderle di persona tutte le nostre tre uscite letterarie sotto l'Antartide, Nebbie di una terra proibita, Terra Cava, Il re del mondo, Agartha, Shamballa, Shangri-La e Lutz, L'ultimo arrivato, Geografia sacra e portali dimensionali. Ringrazio tutti coloro che hanno potuto acquistare o che hanno potuto fare passaparola, un post, mandando anche lo stamp dell'ordine, mandandolo anche in alto in classifica o facendo la foto all'intera collezione. Ho apprezzato
e mi ha commosso vedere che c'è già chi li ha tutti e tre e li sta in qualche modo collezionando. Ecco, io spero che questo possa essere un lascito a chi verrà dopo anche il libro. Mi piace proprio aprirlo, sfogliarlo. E questa sera invece abbiamo parlato di questo testo, lo mostro ancora una volta sul finale. Il link è nelle descrizioni, leggete sempre le descrizioni. Caro Pierpaolo, ti racconto il tuo omicidio. Simona Ruffini, edito Aurora, edizioni Aurora Boreale del buon Nicola. Grazie Simona. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Se vi va, condividete il video, iscrivetevi al canale, lasciate un like o magari condividetelo, che possa ispirare anche altri ad approfondire, a continuare a parlare di tutto questo. E con noi ci vediamo domani mattina insieme al buon De Graia alle 8 con la rassegna stampa e come al solito tutti gli appuntamenti che ormai avete imparato a conoscere e ad amare insieme a noi. Appunto alla prossima, grazie.